Dopo due anni di assenza Massimo Giletti torna nella TV pubblica al posto di Fabio Feisio, a quanto pare è ufficiale. Massimo Giletti lascia la 7 e ritorna ancora una volta in Rai. A dar la clamorosa conferma si ha pensato ci, il noto settimanale di gossip diretto da Alfonso Signarini. Secondo quest'ultimo il giornalista torinese lascia la TV privata ritornando alla rete di Stato. Giletti, inoltre, ha precisato che non condurrà la prossima stagione della vita in diretta al posto di Tiberio Timperi e Francesca Fialdini. Il suo obiettivo è quello di portare in prima serata le Arena e molto probabilmente prenderà il posto di che tempo che fa di Fabio Feisio, che a quanto pare avrebbe deciso di lasciare addirittura le Italia. Massimo Giletti ritorna in Rai. Fabio Feisio lascia che tempo che fa Massimo Giletti ritorna in Rai e a quanto pare, non condurrà solo le Arena. Per il noto conduttore sia e sono in ballo altri progetti che potrebbero approdare in prima serata, ovviamente sempre sulla rete di Stato. Mentre Fabio Feisio sembra essere destinato alla 7 oppure al gruppo Discovery Italia. La notizia è stata riportata da Chicche di Gossip. Matteo Salvini e Alessandro Di Battista continuano decisi il loro progetto di diminuire gli stipendi ai conduttori, lanciando un messaggio positivo ai contribuenti della rete a pagamento. Massimo Giletti e la decisione di lasciare la Rai qualche tempo fa, nel corso di un'intervista, Massimo Giletti ha confessato questo sul suo addio alla Rai. La Rai rappresenta una ferita aperta per me. Due anni fa c'è stato qualche piccolo problema tra il conduttore torinese e i vertici di Viale Mazzini. Ora, però, vista la notizia data da Chi, noto settimanale di Gossip, sembra proprio che sia tornato il sereno. Per ulteriori informazioni sulla vicenda e per sapere che il programma condurrà con certezza bisognerà aspettare nuovi aggiornamenti.